Le profezie sulla fine del mondo, fantasia o realtà imminente? Hai mai immaginato come sarebbe il mondo se tutto finisse in un attimo? E se le antiche profezie avessero ragione? Da secoli, le predizioni sulla fine del mondo hanno affascinato e terrorizzato l'umanità. Ma siamo davvero pronti ad affrontare un evento così catastrofico, o stiamo solo cercando di esorcizzare una paura universale? Le profezie sulla fine del mondo sono molteplici e provengono da diverse tradizioni e culture. Dai Maya con il loro celebre calendario che terminava nel 2012, passando per Nostradamus con i suoi enigmatici versi, fino alle visioni apocalittiche del libro dell'Apocalisse nella Bibbia, ogni profezia sembra disegnare un quadro differente dello stesso inquietante destino. Questi racconti profetici parlano di cataclismi naturali, guerre globali, epidemie mortali e l'avvento di un'era di oscurità. Ma quanto di tutto questo è davvero una previsione accurata e quanto è frutto della nostra immaginazione collettiva? Alcune profezie sembrano straordinariamente precise. Ad esempio, la descrizione di Nostradamus di grandi fuochi dal cielo potrebbe essere interpretata come un riferimento ai conflitti moderni o persino a catastrofi naturali. Allo stesso modo, molti vedono nelle visioni bibliche dei segni dei tempi moderni, pestilenze, guerre e carestie che sembrano sempre più attuali. Tuttavia, altre profezie sulla fine del mondo sono state smentite nel corso della storia, lasciando molti a chiedersi se questi avvertimenti non siano altro che simboli di cambiamenti sociali o psicologici. Forse la vera fine del mondo non riguarda una catastrofe fisica, ma una trasformazione profonda delle nostre società e del modo in cui vediamo noi stessi nel mondo. Eppure, nonostante gli scettici, la domanda rimane: siamo davvero preparati per ciò che potrebbe venire? Forse la saggezza dietro queste profezie non sta nella loro accuratezza letterale, ma nel loro potere di risvegliare in noi la consapevolezza dell'impermanenza e la necessità di essere pronti spiritualmente e mentalmente per qualsiasi cosa il futuro ci riservi. Dunque, ti chiediamo, cosa ne pensi delle profezie sulla fine del mondo? Sono avvertimenti reali da cui dovremmo imparare o semplici miti destinati a svanire? Siamo pronti a riflettere sul nostro futuro e sul nostro destino collettivo?